Ciao fans! Ciao fans! Perché siamo qua oggi, Eros? Siamo qua oggi perché rifacciamo un format che in realtà è stato molto richiesto, anche se il primo video non è stato molto visto. Quindi io non capisco. Fanno le richieste e poi non vedono i video. Quindi, fans, molto se male. Fate le richieste poi vedete anche i video, però. Comunque, quello che ci chiedevano, ci hanno sempre chiesto, è di mettere esattamente l'itinerario nella descrizione dei video. Come abbiamo spiegato nel video precedente, non sempre si può, perché se si fanno i video in inverno, Maps non ti fa mettere la mappa perché la strada è chiusa. Quindi alcuni passi d'inverno sono chiusi e il link non riusciamo a metterlo d'inverno. Quindi quello che facciamo adesso è spiegare esattamente il percorso che abbiamo fatto nell'ultima serie di video. Lo fai tu, che sei molto ferrata sulle strade? No, ho dei vaghi ricordi, però soltanto dei vaghi, quindi preferirei lasciare la parola a te, signor Buzzini. Io, se vuoi, posso dire da dove siamo partiti. Beh, meglio che niente. E dove siamo arrivati? Beh, anche quello meglio di niente. Quindi, siamo partiti da Bema. E siamo arrivati? A Bema. Perfetto. Questa era la sintesi del giro. No, vabbè, siamo partiti da Bema sempre intorno alle 9, 9 e mezza del mattino, più sì, o meno. Perché prima non ci piace. Prima non si riesce, no. È impossibile. Comunque siamo partiti verso quell'ora e la prima tappa che abbiamo messo sul navigatore è stata il passo dello Spluga. Quindi siamo scesi da Bema, siamo arrivati a Morbegno, da Morbegno tutta statale fino a Chiavenna si prende la deviazione per passo dello Spluga, che è molto bello perché c'è il lago, poi ci sono le montagne. C'è il lago, le montagne che si riflettono nel lago. No, com'è lo Spluga? È bello lo Spluga. Sì, bellissimo. Non so, non mi sembri molto convinta. E no, che... Allora, la strada che sale non è che sia sto spettacolo incredibile, però il paesaggio una volta arrivato in cima è molto bello. Sì. Poi lo Spluga in realtà è più particolare dal lato svizzero, che tipo la strada è piena di tornanti ravvicinati. Sì, sono tutti uguali, sembrano fatti... Qua metteremo le immagini col drone registrate in una delle tante volte che siamo saliti allo Spluga, perché questa volta lì non l'abbiamo fatto volare. Quindi una volta arrivati in cima allo Spluga si svalica in Svizzera. Beh, siamo arrivati in cima dove una volta c'era la dogana, che poi non si sa dove sia finita. È giù più in basso. Ma mi sembra chiusa a me. Passo dello Spluga, però non ci sono i metri. È molto stretta l'unica cosa. Infatti un paio di volte tipo ci siamo trovati le macchine nella nostra corsia che salivano mentre noi scendavamo. Sì, ma zia, falla un po' più di qua la curva. Direi la strada è una, non c'è possibilità di perdersi. Una volta che si arriva giù dallo Spluga, si arriva a Splügen, che è in Svizzera, e lì c'è un bivio, cioè ci sono due possibilità, quindi non è che è molto complicato. Si arriva in fondo due strade. Da una parte si va dove non dovete andare, dove non siamo andati. Se girate a sinistra, andate verso San Bernardino. Mentre se girano a destra, vanno verso Coira, là... come si chiama, lo Julier. Voi dovete girare a sinistra. Attenzione a non prendere i cartelli verdi che sono l'autostrada. Prendete i cartelli blu. E qua c'è... questo è il verde, sì. E quindi no. Beh, adesso devi seguire le indicazioni per San Bernardino, evitando però di prendere l'autostrada. E sarà per forza qua. Beh, sinistra? Eh sì, sinistra e sinistra.
e fate tutta la valle fino ad arrivare praticamente ai piedi del San Bernardino. E c'è la statale che costeggia esattamente l'autostrada, che è un po' strettina, cioè in alcuni punti tipo due macchine non ci passano. Se ti ricordi arrivava il pullman nella strettoia. Minchia, ma è stretta, eh? Ma è dopo, sì, siamo sicuri. E come fai a passare? Se quando incroci il pullman ti butti nella boscaglia. Quando dico se ti ricordi, so già che non si ricorda in realtà. È passato un anno. Ma cosa vuoi che mi ricordi dopo un anno se è passato un pullman in una strettoia? Non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri. Infatti ti stavo per dire, perché se era passato un giorno... Ho capito, cioè un giorno può essere anche... Può essere anche forse, essere, però non è detto. Ma un anno, cioè... Metti a dura prova la mia memoria. Già non esiste di suo, quindi... Comunque, una volta arrivati ai piedi del San Bernardino, iniziate la salita, che da quella parte lì non è bellissima. Secondo me è più bello salire dall'altra parte, che era più stradone, con i mega tornantoni. Sì, è vero. Da questa parte qua, cioè salendo da Splügen, è abbastanza stretta la strada, cioè non è strettissima, è comunque l'asfalto impeccabile, però salire dall'altra parte secondo me è più bello. Quindi una volta arrivati in cima c'è uno dei passi più belli, secondo me, che abbiamo mai visto, dove c'è un lago, le montagne che si riflettono nel lago, ma a differenza dello Spluga c'è un'isola dentro al lago e dentro l'isola, dentro al lago, c'è un altro lago. Quindi c'è lago, isola, lago, strada. Una matriosca? Tipo matriosca. Ma com'è? No, com'è? bellissimo. È uno dei paesaggi più belli che abbiamo mai visto. Questo insieme al Nivolé, secondo me. Sì, meritano. Poi ovviamente dopo aver fatto volare il drone, aver fatto tipo, non so, una cinquantina di foto, siamo ripartiti e da lì la cosa che dovete mettere dopo sul navigatore è il passo del Lucomagno. Allora, la strada che scende da San Bernardino sembra una pista, cioè ma veramente c'erano dei tornanti larghissimi. L'asfalto bellissimo. Beh, comunque sembra una pista sta strada. Sì, bella. Ma più che altro larga. Tenuta bene. Sì, veramente bella. Consigliamo a tutti i nostri fans di San Bernardino. Se non siete mai venuti, veniteci che merita. Fino a un certo punto in realtà, perché poi iniziavano i cantieri, iniziava la parte italiana del Canton Grigioni, dove l'asfalto era uguale a quello italiano. Cioè tutto un po' con i sanpietrini. Ti ricordi? Vabbè. Come sembra un po' l'Italia, perché c'è un po' di sanpietrini e un po' di asfalto buttato un po' a caso, pieno di buche. Sì, merda. Ha ragione, qua rivedibile. Qua pecca, eh. Io glielo chiedo, ma so già la risposta che non se lo ricorda. È passato un anno. Sono domande retoriche le mie in realtà. Non ti ricordi, vai. Comunque anche nel video dicevi che asfalto è merda che c'è qua. Cioè io ho dei frammenti qua e là dei posti, ma delle strade un po' meno. Vabbè, comunque una volta che arrivate giù da San Bernardino fate tutta statale e fate tutta la valle sotto fino ad arrivare praticamente alla periferia di Bellinzona, dove tutta la strada è 50/60 e purtroppo lì dovete andare a 50/60 e il giorno che l'abbiamo fatto noi c'erano 37 gradi. Bellissimo. Giuro, qua in questa parte di Svizzera fa un caldo indegno, ci sono 36,6 gradi, ma siamo arrivati in dei punti con dei picchi di 37. Cioè, la sauna. La sauna veramente, non puoi neanche dire, vabbè, vado un po' che mi arriva l'aria. No, perché vai a 50-60. Ovviamente il limite era tutto 50-60, quindi neanche dire che prendi un po' d'aria fresca. Veramente l'asfissia, la morte. Muori. Sì, l'asfissia dentro al casco, veramente. Una volta arrivati giù vicino a Bellinzona, diciamo, riandate verso nord, perché seguendo ci sono anche cartelli con scritto Passo del Lucomagno, e andate in questa valle con questa strada che di nuovo è tutta 50-60, dove anche lì c'erano 37 gradi. Tra l'altro il Passo di Lucomagno
al fan un po' schivi. Sì, non mi è piaciuto molto. Cioè, oddio, carino, un po' selvaggio, non c'è niente. Però, cioè, è una statalona questa. Niente di che. C'è un laghetto anche lì, ma è un lago artificiale creato con una diga. Beh, questo è il passo di Lucomagno. In realtà c'è un lago talmente grande con talmente tant'acqua che sembra il mare. La strada non era niente di che. No. Attraversava tantissimi paesi, tutta veramente con dei limiti assurdi classici della Svizzera. Cioè, non che in Italia non ci siano dei limiti assurdi, la differenza è che lì li devi rispettare per forza perché altrimenti ti arrestano. E comunque niente di che, non è emozionante, passiamo oltre. Siamo arrivati su, ci siamo fermati un attimo a cambiare le batterie dove c'era la diga, che era l'unica cosa carina forse, che sì. Si sentivano i campanacci delle mucche dall'altra parte. Ma dove che la fanno sfociare? Cioè, la apriranno certe volte, ma dove? E di certo non adesso che penso che ci siano le mucche al pascolo, a giudicare dei campanacci e le affogano tutte. Poi, una volta ripartiti dal Lucomagno, dovete mettere Oberalp Pass nel navigatore. Quello era bello. Quello era molto bello, beh oddio, molto bello, forse un po' eccessivo, bello comunque sì. Dove ci siamo fermati a mangiare? Dove ci siamo fermati a mangiare, alle 5 del pomeriggio. Ciao fans, siamo in cima all'Uberal Pass, ci siamo fermati un attimo per pranzare alle 5 del pomeriggio. E non c'erano panchine, quindi ci siamo seduti sul prato. Come veri cose di Heidi. Comunque scendendo dal Lucomagno la strada è un po' meglio che a salire, anche sì. In questo caso secondo me. C'erano un po' meno paesi. C'era il treno rosso che passava sotto e poi sbucava. Quello era l'Oberalp però, non era il Lucomagno. Sì, l'Oberalp. Eh sì, stiamo parlando ancora della strada a scendere dal Lucomagno, tu parli già di quello dopo. Con calma. Ok. Comunque il paese che dovete impostare dopo il Lucomagno si chiama Disentis. Poi da lì girate di nuovo a sinistra e andate verso l'Oberalp Pass. Che anche in questo caso, secondo me, la strada che sale da questa parte è bella, ma niente di eclatante. Più bella quella dall'altra parte. Quella dall'altra parte me la ricordo, infatti era molto bella. Quindi il consiglio in realtà è fate il giro al contrario, che secondo me è più bello. Cioè le strade sono più belle fatte al contrario, perché beccate tutte le strade belle da fare in salita e noi abbiamo beccato tutte le strade belle da fare in discesa. Poi in discesa non è che poi è più bello impostare tornanti in salita. Sì. Poi arrivati in cima all'Oberalp, anche lì c'è un laghetto. Oberalp passa, ci siamo. Comunque guarda la casetta del lago. E si vedeva il treno che entrava nelle gallerie. Sì. Cioè si vede che entra da una parte e esce dall'altra. Poi una volta che arrivate giù dall'Oberalp c'è Andermatt come paese. Andermatt? C'è odore di cibo perché è qua a 5 e mezzo ora di cena. Odore di cibo. Non lo senti? No. Luna Colombo e la disosmia. La disosmia. Certo. È la malattia di chi non percepisce gli odori. E da lì dovete impostare Passo del San Gottardo, che anche in questo caso secondo me è brutto sia salire che scendere, perché è molto corta la strada. Su a San Gottardo tra l'altro il paesaggio secondo me non è bellissimo. No, anzi. Ci sono tanti tralicci. Bene fan, siamo arrivati anche in cima al Gotthard Pass, 2106 metri. Stanno anche mettendo le paleoliche secondo me, perché c'erano, iniziavano a mettere tipo quei cazzo di cosi. Ma cosa stanno facendo con questi tubi giganti? Che merda. Sì, beh comunque non è troppo costruito, troppo cemento, non ci piace. La cosa bella secondo me è che ci sono tantissimi laghetti su al San Gottardo. E c'era la gente che ci pescava. Quindi probabilmente se vi piace pescare ci sono anche i pesci dentro i laghetti. A meno che... Avvincente.
E beh, erano lì in camper con la loro canna, si pescavano la cena. Bello. C'è la gente che pesca, una addirittura in costume. Bella. Beh, sono esperienze. Tiri fuori il pesce, lo pulisci, lo fai lì in camper, dopo vai a letto, con l'odore di pesce dentro nel camper. Beh, comunque poi giù dal San Gottardo, che abbiamo fatto la tremola. Sì, ma la tremola vuol dire così. La tremola vuol dire che sono non so quanti chilometri, ma penso una decina tutti, di strada, stra-zigzag, cioè ma proprio stra-zigzag, e metterò le immagini del drone qui. Dove è fatta tutta quei San Pietrini. Bellissima. Che San Pietrini sono tutti quei sassi quadrati di porfido. Esatto. Quindi praticamente l'abbiamo fatta perché l'anno prima l'abbiamo saltata per sbaglio, diciamo, perché non sapevamo neanche che c'era. No, abbiamo fatto la strada normale. Che tra l'altro è meglio, probabilmente, perché ci vuole molto di meno e non arrivate giù scemi. Comunque abbiamo fatto quella, cioè, sì, è affascinante, nel senso... Fate una cosa nuova, però... Cioè, secondo me, se volete sputtanare... Le sospensioni... lo stabilizzatore ottico dei vostri telefoni, potete andare sulla tremola. Lasciandolo come navigatore. Esatto. Comunque, sta strada posso dire che mi ha già rotto i maroni. Abbastanza. Beh, comunque sì, particolare da raccontare di averla fatta, però... Se ripasso di lì faccio la strada normale. Sì, anch'io. Comunque poi giù dal San Gottardo praticamente di nuovo tutta statale e dovete impostare nel navigatore Bellinzona e è tutta 50-60 e di nuovo lì erano già le 7-7:30 di sera, forse quando siamo arrivati a Bellinzona erano anche le 8 e c'erano dai 35 ai 33 gradi. Siamo praticamente arrivati alla periferia di Bellinzona. Adesso dobbiamo attraversare la città e seguire per Lugano. Con la cappazza d'afa, proprio sembrava la pianura padana. No, si morì, cioè forse stavo peggio alla sera in quel pezzo lì che non durante il giorno. Perché era più, c'era più umidità, non lo so. Lava. Comunque poi una volta arrivati a Bellinzona mettete Lugano nel navigatore e lì vi perderete. Sì, noi dobbiamo andare per Menaggio, solo che non ho visto neanche un cartello. E o prendiamo per Milano? Ma non direi proprio. Perché il problema... Cioè, oddio, se mettete il navigatore per la strada, no. Però se le imparate prima, come faccio io guardando Maps, e poi andate a memoria, o al massimo avete gli screen nel telefono della mappa, tutto al più, una volta che arrivate a Lugano, purtroppo c'è un cartello con scritto Italia, e dopodiché non ce ne sono più. Perché se la rotonda se va, cioè Bellinzona centro. Non lo so, noi dobbiamo andare di là, dove ci sono quelle dall'altro lato del lago. Menaggio, perfetto. Beh, comunque se non vi perdete a Lugano, cosa che a noi è successa, e poi non avevamo il navigatore offline, ma avevamo solo le mappe di screen fatti il giorno prima, dove non c'era neanche un nome di un paese da seguire. Se non vi perdete, seguite per Gandria, poi da lì appunto rientrate in Italia. Entrano così, con nonchalance. Ma quindi adesso siamo in Italia? O è la terra di mezzo? Poi una volta sul lago, niente, noi abbiamo preso verso nord, verso Sorico, diciamo, che i paesi ci sono grandi lì. Gravedona, Dongo. Grandissimi, tra l'altro, super famosi. Soprattutto Dongo. Vabbè, Gravedona è conosciuto, c'è anche un ospedale. Ah, ok. Beh, comunque, una volta che poi siete lì a nord... Niente, poi seguite Colico, noi siamo tornati a Bema e basta. Questo è stato il giro in sintesi. Bene, fate lo stesso, venite a dormire al Bikers Hotel Valtellina, mettiamo qua un tag. fate lo stesso giro, ma al contrario, che è molto più bello. Nel senso che se partite, fate da Bema, il primo passo che andate a fare è San Gottardo, secondo me. Sì. Così vi beccate tutte le strade belle fatte nel verso giusto. In totale abbiamo fatto 465 km quel giorno e ci abbiamo messo veramente tantissimo tempo perché siamo tornati a casa che erano le 11:30. Bene fans, sono le 11 di sera, ci
ci siamo teletrasportati fino a Bema perché è stato veramente un supplizio, soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. È stata molto dura. Sì, 11:15, 11:30. Infatti quando eravamo all'Oberalp, che era alle 5, ti ho detto arriveremo alle 11. Tu mi hai detto no. E ti ho detto sì. La cosa che mi preoccupa è che da qui il rientro è ancora molto molto lungo. Beh dai, che gioia. E soprattutto è tutto di statale, quindi io ipotizzo un arrivo a Bema intorno alle ore 23. No, no, non dirmi così. Sì, sì, sì. Io ho lanciato la mia ipotesi. No, no. Infatti siamo arrivati alle 11:30. No, mi sa alle 11, mm. 11:15. Non lo so, mi ricordo che poi a mezzanotte stavo mangiando latte con i cereali. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh. Latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Comunque la cena non è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena, perché abbiamo pranzato. Che ore erano? Le 5. Le 5. Abbiamo pranzato le 5 all'Oberalp e quindi adesso ceniamo a mezzanotte. Adesso un po' alla volta vi caricheremo tutte le storie della giornata. È stata veramente impegnativa per 10 ore poi. Forse di più. Pazzesco. 13 ore. Siamo partiti alle 9:30 e siamo tornati alle 11. Sì, Luna Colombo e la matematica. Io mi ricordo che invece ci siamo fermati a fare benzina a Colico alle 10:30. E allora siamo arrivati alle 11. Alle 11. Sì. Comunque 465 km e come difficoltà secondo me è media, non ci sono strade da dire tornanti strettissimi, robe assurde. Sono tutte strade percorribili anche da una persona che ha le prime armi. Diciamo difficoltà media perché 465 km di passi di montagna con tantissima statale a 50-60. Se non avete un po' di allenamento, un po' di resistenza, cioè... Sì, un po' patite. L'abbiamo patita noi comunque, che 14 ore fuori casa, barre in moto, si sentono. Cioè, se avete comprato la moto l'anno scorso, magari cioè, andate un po' più easy prima di fare dei giri così. Per quello media, però le strade sono tutte abbastanza semplici, non c'è niente di difficile, almeno. No. Forse scendere dallo Spluga è l'unica strada un po' stretta. Sì, beh, è l'unica. Bene, per questo video è tutto, lasciateci un like e magari iscrivetevi al canale. Senza magari, lasciate un like, iscrivetevi al canale, guardate tutto il video. Che non volevo essere troppo aggressivo, volevo... Che dopo dicono che sono... mi impongo. No, di lasciare la libertà di parola di scelta. Siete liberi, ma iscrivetevi. Ciao fans! Ciao fans!